Siamo nel South Dakota, poco lontano dalla riserva indiana degli Oglala Sioux di Pine Ridge, meta di carovane di turisti. Oggi i pelle rossa non sono più una minaccia razziale e non costituiscono un pericolo. Si tratta di poco più di 1 milione di uomini. Vengono anzi considerati simpatici e pittoreschi. Un bianco può sposare una squaw, un indiano assimilato può prendersi una donna bianca. Godono di leggi speciali, hanno scuole, sussidi. Molti di loro sono professionisti o operai specializzati. Si discute ancora sulla data d'arrivo dell'uomo in America. C'è chi parla di 14.000 anni fa. Le prime tribù che passarono lo stretto di Bering furono gruppi di cacciatori di origine asiatica, i progenitori dei moderni pelle rossa, e vissero per secoli e secoli in letizia. I loro discendenti facevano i contadini, allevavano il bestiame, pescavano nei laghi tra l'allegro sciamare dei caribù, affrontavano le mandrie dei bisonti, erano amici di tutti, degli orsi che si nascondevano tra gli olmi e dei vicini, si chiamassero Apaci o Nasi Forati o Cherokee. Si mostravano ragionevolmente contenti di campare e cercavano di guadagnarsi i meriti per essere ammessi un giorno dal Grande Spirito negli eterni pascoli delle Terre Felici. I mammut, di cui vediamo un esempio nel museo di Hot Springs, erano tra le prede più ambite e più pericolose nelle cacce degli antichi pelle rossa prima delle glaciazioni, che trasformarono il paesaggio nell'aspetto attuale. A Hot Springs, nel South Dakota, esiste un vero e proprio cimitero di mammut, meta di turisti e studiosi. La patria dell'indiano è la prateria, di cui conosce tutti i segreti. Sa come si comportano questi roditori che assomigliano agli scoiattoli e che anche il cervo e poi lo sparviero, il corvo, la lontra e il topo muschiato. Il pelle rossa capisce dal vento in che direzione stanno galoppando i bisonti. Alla metà del XIX secolo, 60 milioni di bufali pascolavano tranquillamente. Poi arrivarono i cacciatori, i coloni, e fu lo sterminio. È a Little Bighorn, oggi spesso meta di troupe cinematografiche e televisive, che si concentrano gli indiani delle pianure e proprio sulle rive del fiume. Ed è qui che si combatte la grande battaglia guidata da Cavallo Pazzo, che affronta senza preavviso le colonne del generale George Armstrong Custer. S'era sparsa la voce che nel South Dakota c'erano ricchi giacimenti d'oro e nel 1875 comincia la corsa. Quel territorio era abitato dai Sioux e il loro capo, Toro Seduto, si rifiutava di lasciare la regione. Un superstite, il nipote di Crazy Horse, Nuvola Rossa, ha rievocato quell'epica impresa. Sentì la musica della tromba e vidi la colonna dei soldati che andava verso il fiume, dove ci sarebbe stato l'attacco. Centinaia di guerrieri Sioux erano nascosti nella gola, dietro la collina. L'assalto dei piedi neri fu come un uragano, come api che sciamano da un alveare. Il sangue dei guerrieri, i loro cuori erano cattivi e non fecero prigionieri quel giorno. Orso coraggioso, fianchi bassi e pioggia in faccia, si vantavano di aver ucciso Custer, ma chissà chi fu. Nessuno del resto lo conosceva bene. Lo vidi. Era vestito di pelle di daino, giacca e pantaloni, e dalla bocca gli usciva un grumo scuro. Ma
morirono a Little Bighorn, oltre a Custer, 261 uomini. Su un totale di 670 americani, gli indiani erano tra gli 8 e i 12.000. Il museo locale ricorda la battaglia esibendo pochi reperti, qualche oggetto di uso comune, vecchi vessilli e fucili. Il settimo cavalleggeri era ancora dotato del fucile Springfield ad un colpo solo. Gli indiani invece avevano la carabina Henry, 12 colpi a ripetizione, comperata dai trafficanti d'armi bianchi. Nel 1890, il capo Piede Grosso ed una banda di indiani Miniconju stavano andando all'agenzia di Pine Ridge per incontrarsi con Nuvola Rossa e discutere del trattamento degli indiani in quella zona. Si accamparono vicino al Wounded Knee Creek, questo fiumiciattolo che scorre qua sotto, per aspettare i soldati del settimo cavalleria che li avrebbero scortati all'agenzia di Pine Ridge. Ma il settimo cavalleria, che era già qui su queste colline, li circondò e li tenne d'occhio. Cannoni Hotchkiss, fucili e pistole, mentre la banda che si era accampata qui era composta in realtà da indiani pacifici. Il settimo cavalleria aprì improvvisamente il fuoco su anziani, donne e bambini e più di 300 dei nostri furono uccisi. Si cercò invano di proteggere i bambini, ma fu un vero massacro. Si pensa che la ragione per cui il settimo cavalleria compì questo massacro risalga al fatto di Little Bighorn, quando Custer fu sconfitto. E quindi il settimo cavalleria, in pratica, vendicò l'antica sconfitta, sterminando questo gruppo di anziani, donne e bambini. My name is Eli Tail Sr. Mi chiamo Eli Tail Senior e vivo nella riserva indiana di Pine Ridge, South Dakota. Ora sono qui a Wounded Knee, il luogo dove la mia gente è stata massacrata nel 1890. Ho innalzato qui il mio tipi e vi ho posto davanti la bandiera bianca in segno di protesta contro il governo degli Stati Uniti. Fino al 1868 i rapporti tra le nazioni indiane e il governo erano regolati da trattati come si usa tra nazioni sovrane. Nel 1871 il governo ha deciso, non più trattati ma leggi, e così unilateralmente siamo stati cancellati come nazioni. Nel 1492 Colombo partì per le Indie e arrivò nel paese degli indiani che oggi chiamiamo America, e da quel momento noi siamo diventati indiani, ma noi non siamo indiani, noi siamo Sioux, Cheyenne, Crow. Ogni nazione ha il suo nome e quel poco che è rimasto degli antichi territori. Ecco, io sono qui per rivendicare i diritti delle nostre nazioni, il rispetto dei trattati, l'autonomia dal governo, nel nome di Cavallo Pazzo, di Toro Seduto, di Nuvola Rossa e di tutti i nostri padri. Questo è il Museo dei Sioux a Rapid City. Il bisonte fornisce al Pelle Rossa la carne per mangiare e la pelle per fare mantelle, canoe, scarpe, corde per gli archi. I ricami, fatti con brillanti perline di vetro e aculei di porcospino, hanno la stessa funzione che ha presso i visi pallidi la fuoriserie. Qualcosa che soddisfa la vanità. Poter decorare gli abiti femminili con denti d'alce è una grande distinzione. Nella tribù la donna ha grande autorità. Regola la vita familiare, interviene nelle decisioni più gravi, sa fare di tutto. Confeziona il vestiario, cura gli infermi, accudisce alla cucina e quando la tribù trasloca in cerca di verdi pascoli, provvede al trasporto delle masserizie. Gli uomini sono impegnati ad ammazzare i nemici e la selvaggina e a fumare il calumet della pace, perché mogli e figli possano avere guance floride e corpi caldi. La capitale degli Oglala Sioux, Pine Ridge, si presenta con un inaspettato e antiestetico serbatoio dell'acqua, poco pittoresco e abbastanza anacronistico in un paesaggio indiano tradizionale. Una sconfitta per gli ambientalisti, ma anche per la sete.
La vita a Pine Ridge scorre lenta e monotona, come in un qualsiasi centro americano. Cambia il colore della pelle. Sono identici la noia ed un lindo squallore. I supermercati sono anche luoghi d'incontro. Non c'è molto di meglio. L'integrazione al resto dell'America è totale. Ma gli Oglala Sioux rivendicano attraverso il loro vicepresidente secolari diritti calpestati ed etnie tradite. Ho appena salutato nella mia lingua voi europei che siete qua da 500 anni. Noi vi abbiamo accolti come fratelli, ma dal vostro arrivo siamo vissuti in povertà, come prigionieri. È stato fatto di tutto perché dimenticassimo le nostre tradizioni. Ci è stato impedito di compiere i nostri riti ed hanno imprigionato i medicine men. Ma noi abbiamo lottato e finalmente, dagli anni 60, abbiamo potuto nuovamente praticare liberamente la religione dei nostri padri. Per molto tempo siamo stati definiti selvaggi, rinnegati, ma noi non siamo così. Abbiamo un cuore, siamo generosi, ed è in questo spirito che abbiamo accolto voi europei, ma voi ci avete depredato, e questo ci ha molto addolorato. Popolo, terra da sempre. Siamo qui ancora oggi e ci saremo ancora per secoli, anche se ora accettiamo le cose buone dei bianchi. Ma vogliamo educare i nostri figli secondo i principi della nostra religione. La domanda è questa. Perché proprio noi, che siamo i veri proprietari di questa nazione, siamo al tempo stesso i più poveri della nazione? La piccola città di Crow Agency sorge ai piedi della collina sulla quale fu ucciso Custer, a Little Bighorn. Oggi si insedia la presidente del governo tribale, la signora Clara Nomi. Questa è gente pacifica. Già Cristoforo Colombo, quando conobbe gli amerindi, ne fu entusiasta. Li chiamò indios e volle spiegare al re e alla regina di Spagna che non c'erano in giro tipi migliori. Essi, scrisse, amano il loro prossimo come se stessi. E i loro discorsi sono sempre dolci e gentili e accompagnati da un sorriso. E sebbene sia vero che si mostrano nudi, tuttavia le loro maniere sono decorose e lodevoli. Le danze e soprattutto i tamburi fanno parte della tradizione per marciare, per andare all'assalto e per ballare. C'è addirittura la religione del tamburo. Lo stregone lo percuote per mettersi in contatto con gli spiriti. È un modo per collegare due mondi. La nuova presidentessa, però, giura sulla Bibbia. Da segno di omaggio, hanno spedito due caccia per rendere ancora più solenne la festa. Gli antichi nemici, i cowboy, hanno ereditato il rodeo, un esercizio che permette loro di dimostrare coraggio e abilità. C'è un recinto per le esibizioni in ogni villaggio e i domatori di cavalli selvaggi e tori scatenati forniscono anche un'occasione alla gente per scambiare qualche chiacchiera e molti boccali di birra. E poi ci sono le scommesse che eccitano gli spettatori. E pochi sanno sottrarsi alla tentazione dei premi che competono ai più bravi, che spesso diventano molto popolari per merito degli organizzatori che li portano in giro a dar prova della loro virtù.
L'abilità del concorrente sta nel resistere almeno 9 secondi in groppa all'animale scatenato con il solo corda. Si può aggrappare con una sola mano. Una scarica elettrica, abilmente somministrata, serve a rendere il toro particolarmente furioso e quasi sempre vincitore. Devil's Tower è un monolito di lava nato da un vulcano. Secondo la leggenda indiana, le striature verticali sarebbero state provocate dalle unghie di un gigantesco orso che cercava di afferrare un gruppo di cacciatori sfuggiti alle sue grinfie e che avevano trovato rifugio nelle fogne. Il regista Steven Spielberg ha fatto atterrare qui i suoi extraterrestri nel film Incontri ravvicinati del terzo tipo. Le cartoline e le riviste di viaggio hanno reso famose queste sculture scavate nelle Black Hills che non hanno eguale al mondo e che rappresentano i volti di 4 presidenti degli Stati Uniti. George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt, Abraham Lincoln. Ogni immagine è alta una ventina di metri ed è dovuta allo straordinario impegno dello scultore Gazzon Borglum, che dedicò 14 anni della sua vita a scalpellare quelle rocce. Ma gli indiani si sono buttati in un grandioso progetto che finanziano con le proprie tasche e con le offerte dei visitatori. Vogliono nei dintorni celebrare nella roccia Crazy Horse, cavallo pazzo, con una statua che risulterà alta 171 metri e larga 195. Non importa se il governo federale non tira fuori un dollaro. Lo scultore Korjak Ziolkowski fu chiamato dal capo Lakota Orso in piedi, che gli disse: io e gli altri capi vorremmo che l'uomo bianco sapesse che anche i pelle rossa hanno dei grandi eroi. Furono gli stessi indiani Lakota a scegliere Cavallo Pazzo come soggetto di questo monumento. Korjak iniziò l'opera nel 48 con un fine esclusivamente culturale. Quando morì nell'82, la moglie e la sua grande famiglia continuarono a lavorare al progetto. Adesso inizia la fase veramente interessante. Il volto di Cavallo Pazzo comincia a emergere dalla roccia. Korjak ha preso Cavallo Pazzo a simbolo di tutti gli indiani d'America. Lo ha ritratto come un indiano pieno d'orgoglio, con il dito puntato oltre la testa del suo cavallo che dice: la mia terra è là dove giacciono sepolti i miei cari. È questo il messaggio che verrà scolpito sulla montagna e che sarà proclamato da Cavallo Pazzo nei secoli a venire. Pow-wow vuol dire riunioni, vuol dire incontri. Gli indiani si ritrovano per celebrare qualcosa al solito ritmo dei tamburi.
una volta la vittoria sul nemico, in tempi di pace i buoni raccolti. Adesso è più o meno una scampagnata. Dopo i riti e le preghiere, scattano i vari concorsi per il più bel costume, per la più bella ragazza, per il più abile ballerino. Quasi sempre invocano la pioggia miracolosa, perché sono contadini e accompagnano i loro canti con zucche vuote, con zufoli e grancasse. Compongono ninna nanne e canzoni sentimentali per il lavoro, per la guerra e per la caccia. E in agosto si raccoglievano nel Kiva, un locale sotterraneo per la danza del serpente. Per 5 giorni si perdevano nei boschi a stanare i rettili e dopo li lasciavano liberi perché andassero a riferire agli dei del buon trattamento ricevuto, chiedendo in cambio tanta acqua per le aride piantagioni. Per pregare si rivolgono alle divinità e alle forze della natura. Gli animali sono visti come manifestazione dell'invisibile. L'aquila, che è la creatura che vola più in alto, è associata al sole. Le piume sono paragonate ai raggi e quando un indiano le indossa, identifica se stesso con l'uccello solare. Dice una loro invocazione: «Oh grande spirito, concedimi un po' di saggezza e fa che io non critichi il mio prossimo, non ho miglio nei suoi mocassini». Scendendo a sud-ovest si abbandonano le praterie. Il panorama si fa aspro, arido, montuoso. Questa è la terra degli Apaci, degli Hopi, degli Zuni, la regione dove si estende la riserva dei Navajo, la più grande e popolosa degli Stati Uniti. Ship Rock nel New Mexico è la montagna sacra dei Navajo. Dice la leggenda che il popolo, per sfuggire al nemico, cercò riparo su questo monte, che per un prodigio degli dei si alzò nel cielo ed atterrò in questa regione, che poi divenne la loro patria. Four Corners vuol dire 4 angoli. Questo è il solo punto degli Stati Uniti in cui si incrociano i confini di 4 stati, New Mexico, Arizona, Utah, Colorado. I turisti arrivano in massa, come al Circolo Polare Artico, se volete, o a Greenwich. Sono richiami storici e geografici. I Navajo sono uno dei più importanti gruppi etnici dell'America del Nord, in gran parte integrati nella società dei bianchi e in forte espansione. Grandioso e sconvolgente il paesaggio che li circonda. Qui hanno trovato rifugio gli Anasazi, gli antenati dei Navajo, costruendovi piccole città fra le rocce. Window Rock è la capitale della nazione Navajo, sede della tribù. La scelta fu fatta da Mr. John Collier, commissario per gli affari indiani, che riuscì a convincere il Congresso perché garantisse il rispetto delle diverse culture degli indiani che pretendevano la piena sovranità. Volevano decidere autonomamente le scelte economiche, il tipo di istruzione, i modi della giustizia. I giudici oggi sono eletti liberamente e a Window Rock c'è la sede centrale della polizia. Si sono progettati sistemi di irrigazione, corsi di artigianato, sussidi per gli studenti meritevoli,
incoraggiamento per le iniziative private. I ragazzi imparano due lingue, quella degli antenati e l'inglese. Tra le risorse che Navaco possono sfruttare c'è il carbone, il petrolio, il metano e gli alberi. Il signor Carl Gorman, reduce dei Marines, è un pittore che gode di una certa notorietà e un appassionato studioso della vita e del passato del suo popolo. La storia dei Navajo risale a molti secoli fa. Alcuni antropologi dicono che noi siamo stati gli ultimi indiani ad arrivare nel continente. Ma secondo la storia Navajo non è vero, perché in realtà noi eravamo già qui da moltissimo tempo, da decine di secoli. Furono i nostri dei che ci crearono, che ci fecero diventare quello che siamo oggi in questa terra. Ma si è persa la memoria di quella che fu la nostra storia, la nostra vicenda in questo continente. Guardate per esempio la pittura su sabbia, potreste avere un'idea più precisa delle tradizioni e delle origini della nostra terra Navajo. Narra la tradizione che noi siamo nati dal nero, dal blu, dal giallo e dal bianco. Così da questi colori è nata la nostra storia. I Navajos non avevano scrittura, usavano i colori per esprimere i concetti ed ancora oggi sopravvive questa forma d'arte religiosa. Noi Navajos chiamiamo il sole nostro padre, perché è dal sole che viene tutta l'energia, e chiamiamo la terra nostra madre, perché è dalla terra che si riproducono le piante, gli animali, gli esseri umani. Ed è per questo che noi Navajos, nelle nostre cerimonie religiose, rivolgiamo le nostre preghiere al padre sole e alla madre terra. Signor Gorman, che ricordi ha della sua esperienza di soldato americano? Vi parlerò di quale fu l'apporto dei Navajos durante la guerra con i giapponesi, di come ci siamo battuti contro di loro anche con la nostra lingua e la nostra intelligenza. La lingua Navajo, infatti, venne impiegata per creare un codice da usarsi durante le comunicazioni radio. Il Navajo era una lingua ignota ai giapponesi e quando venne codificata fu impossibile per loro decodificarla, per cui li mettemmo veramente in difficoltà. In questo modo siamo riusciti ad aiutare gli Stati Uniti e il corpo dei Marines ad abbreviare la guerra proprio grazie alla nostra lingua. I giapponesi fecero di tutto per interpretare il nostro codice, ma senza risultati. E il nostro comandante da Washington disse: perfetto, perché deriva da una lingua sintetica ed incomprensibile. E infatti nessuno riuscì mai a decifrare il nostro codice Navajo. Quando scoppiò la guerra con il Giappone, anche alcuni Navajo si arruolarono volontari nel corpo dei Marines e ben presto superarono le 300 unità. Questo all'inizio della guerra. Quando la guerra si concluse, c'erano soldati Navajos anche nell'esercito ed alcuni di loro hanno partecipato alla guerra in Europa e molti di loro persero la vita. Lo stesso accadde per quelli arruolati nei Marines, ma i Navajos che persero la vita contro i giapponesi furono meno numerosi. Gregge di pecore si dedicano soprattutto le donne e i bambini. Le hanno introdotte nel 600 gli spagnoli e sono alla base del cibo e dell'economia dei Pellerossa. Cominciarono a formare i branchi portando via il bestiame agli usurpatori. Le prime mandrie erano composte da qualche centinaio di bestie, ma si arrivò presto a oltre 500.000 di capi. Lo da questo è arrivato con Hernán Cortés, il conquistador, che con 400 fanti, 7 cannoni
e un certo numero di quadrupedi, va alla conquista del Messico e costringe il sovrano Montezuma, l'imperatore azteco, a dichiararsi vassallo del re di Spagna. Gli indigeni sono sbigottiti dall'apparizione di quello strano animale e diventano degli abilissimi cavalieri. Anche le capre sono parte fondamentale del patrimonio zootecnico dei Navajo e anche loro sono discendenti da antenate spagnole. Una volta l'alimentazione si basava sulla caccia, tacchini selvatici, cervi, conigli della prateria e sulla povera agricoltura, condizionata dalla scarsità dell'acqua. Raccoglievano mais, fagioli, zucche, meloni. In questo piccolo ranch della Monument Valley, la famiglia consuma il tipico pasto dei contadini. Spezzatino di montone con patate accompagnate dal fried bread, che assomiglia tanto alle crescentine emiliane e alla piadina romagnola. Si beve caffè e questa è una moda americana, ma del resto nei ristoranti impera il fast food. Si mangia alla svelta e con qualche variante che rispecchia un po' gli usi della tribù e un po' quelli dei messicani. Questa è la chiesa di Nostra Signora di Guadalupe, in Arizona, ma i missionari non hanno avuto molto successo. La gente continua a praticare dei Sono padre Cormack e, come potete vedere, sono un francescano. Non penso che i francescani debbano essere presentati agli italiani. I francescani sono entrati in contatto con i Navajos per la prima volta nel XVI secolo, nel New Mexico. Un francescano, appunto, si imbatté in questo gruppo di strani indiani che abitavano nella zona e che coltivavano la terra. E lui li chiamò Navajo, che è un nome indiano Tewa che significa quelli che coltivano la terra. Il nome è rimasto ancora oggi e si pronuncia Navajo. E loro, a loro volta, ci chiamano con un'espressione che significa quelli che trascinano il vestito dietro di loro, facendo riferimento alla lunga tunica dei francescani. Poi, in tempi moderni, i francescani vennero per fare un primo sforzo per evangelizzare i Navajo, e questo avvenne nel 1898, e noi ne stiamo ancora continuando l'opera. Dovrei forse far notare, parlando della religione dei Navajo, che quando i nostri frati vennero in contatto con questo popolo nel 1898, fecero una scoperta eccezionale. I Navajo non avevano nessuna parola per indicare Dio, per indicare cioè l'essere supremo. Avevano molti nomi per divinità di grado inferiore, diciamo soprannaturale, che sia il bene sia il male, ma non avevano alcuna parola che indicasse l'onnipotente, l'essere eterno, che noi chiamiamo Dio. Quindi abbiamo dovuto coniare un nuovo termine, e questo termine è una parola che significa il santo e onnipotente. Per gli indiani c'era una volta il primo mondo, detto anche mondo nero, che era abitato dalle sacre persone. Quando l'armonia dell'universo si ruppe, le sacre persone lo abbandonarono e passarono al secondo, il mondo blu, dove trovarono gli uccelli. E poi al terzo, quello giallo, dove c'erano creature a quattro zampe, come il puma e il coyote. Anche quella località era scomoda perché un mostro dell'acqua aveva deciso di inondarla. Gli avevano rapito la figlia e voleva vendicarsi, e così ci fu un quarto mondo, che è quello bianco, dove vivono gli uomini. Fu lì
che le sacre persone trovarono una bambina appena nata, che si sposò con il sole e partorì due gemelli, dai quali poi sono nati i Navajo, per i quali i quattro colori del mondo rappresentano le tappe dell'esistenza. Il nero è il grembo materno, il blu la nascita, il giallo la giovinezza e il bianco la vecchiaia. Logan è la tradizionale casa dei Navajo. È a forma e a forma conica e termina in alto con un foro che fa da camino. È costituita da impalcature di tronchi di pino quasi sempre ricoperte di arbusti, di erbe o di argilla. La porta è sempre rivolta ad est perché è da quella parte che sorge il Padre Sole. Accanto a Logan c'è spesso una villetta prefabbricata e con tanto di antenna televisiva. Questo è il regno della donna. Le donne sono abilissime tessitrici di coperte e di tappeti. I disegni e i colori si ispirano ai costumi spagnoli e subiscono anche qualche Una delle tinte più sfruttate è il blu indaco e assai apprezzati sono i fili rossi. I disegni sono geometrici e rappresentano figure stilizzate. La tessitura è materia di insegnamento nelle scuole ed è spesso la maggiore risorsa per molte famiglie. Questa merce finisce sulle autostrade, nelle stazioni dove c'è traffico o nelle botteghe per turisti, dove sopra i banchi ci sono bambole che portano il bambino in una sacca legata alla schiena e calmet, archi, frecce e tende non più fatte con la pelle di bisonte, ma con la plastica. Hubble Trading Post non è solo un centro di scambi, ma un monumento storico. Ha più di 100 anni. Infatti, nel 1878, John Lorenzo Hubble aprì a Ganado una bottega per commerciare con i Navajo della zona. Loro portavano pelli, tessuti, vasellame e gli argenti lavorati. Lui dava farina, fagioli, lardo, sementi e anche utensili per lavorare la terra. Il vecchio John Lorenzo Hubble era un uomo onesto e trattò sempre i clienti con molta lealtà, guadagnandosi la loro stima. E spesso, quando c'erano guai col governo, i Navajo lo chiamavano a fare da intermediario. Il tempo è passato, ma ancora oggi lo spaccio funziona. La St. Michael High School è retta dai francescani, i ragazzi che intendono affrontare l'università. La retta non è economica. Bene, eccomi qui. Studio alla St. Michael School. Sono in questa scuola da 3 anni e studio algebra. Anche adesso mi sto occupando di questa materia e vorrei terminare qui i miei studi secondari per essere accettata nel corpo dei Marines. Ho già presentato domanda di arruolamento nei Marines. Una passione che ho da bambina. Ma prima vorrei completare i miei studi, essere meglio informata dei vari problemi. Mi piacerebbe così fare carriera nei Marines. Anch'io. Sì, anch'io studio algebra. E mi chiamo Stan. Spero di riuscire a frequentare l'università quando avrò finito la scuola. Vorrei studiare, se possibile, ingegneria meccanica. Ed è tutto qui. I miei genitori hanno scelto questa scuola perché ha uno standard di istruzione molto elevato e fornisce una preparazione eccellente, come mi hanno detto alcuni parenti e amici.
Per il futuro, ecco, vorrei diventare una fotografa o un'astronoma. A Kayenta, nei pressi della Monument Valley, c'è il famoso Café Golden Sands, famoso perché tante volte tornava da quelle parti per le riprese dei tanti film western di cui è stato protagonista. È il solito posto americano, dove si mangiano polpette e uova e dove si comprano stoffe colorate, scarpe e anche brillantine per tenere ordinati e lucidi i capelli, ma dove non si beve whisky, perché nelle riserve gli alcolici sono proibiti. Raccontano che John Wayne pigliava il suo aereo e andava a Phoenix a caricare casse di liquore per sbronzarsi allegramente con tutta la troupe. Il Monument Valley Navajo Tribal Park è lo scenario nel quale il regista John Ford ambientò il mitico Ombre Rosse. Il parco appartiene alla nazione Navajo, che lo amministra e ne ricava notevoli vantaggi, perché ci sono sempre folle di visitatori. La Monument Valley è situata alla frontiera tra l'Arizona e lo Utah. Il Red Power, il potere rosso, vuole che ad ogni tribù sia riconosciuta la dignità. Aveva detto il capo Silva: neanche l'uomo bianco può sottrarsi al destino comune. Dopotutto può darsi che siamo fratelli. Ma quando l'ultimo degli uomini rossi sarà morto, la memoria della mia tribù rimarrà per l'uomo bianco. Di notte, quando le strade della vostra città e dei villaggi appariranno silenziose e voi le crederete deserte, esse saranno gremite di ospiti che ritornano, delle ombre di coloro che un tempo avevano abitato questa terra. L'uomo bianco non sarà mai solo. Deve trattare bene il mio popolo, perché i morti non sono senza potere.